Buongiorno, bentrovati da Scandal. Oggi siamo insieme a vedere un tutorial abbastanza leggero su quelli che sono i waypoint. Waypoint sono praticamente dei punti di navigazione che fanno parte del vostro piano di volo e che servono per portarvi da un punto A a un punto B, non solo attraverso il segmento che collega il punto A col punto B, bensì, diciamo, una specie di sequenza di punti che vi possono portare ad ingaggiare un obiettivo, ad evitare determinate zone e che dir si voglia. Diciamo, partiamo dall'editor perché è la fonte primaria per l'editing dei waypoint, quindi noi siamo partiti da Nellist, dove abbiamo fatto lo startup, il taxi e il takeoff e vogliamo andare a Creek. Noi attualmente abbiamo il nostro velivolo che abbiamo piazzato giù attraverso a questo tasto Add or Modify Airplane Group. E poi gli aggiungiamo dei waypoint che, vabbè, adesso di standard rimarranno con la quota e la velocità del nostro aeromobile, non andiamo a modificare, ma qualora voi voleste modificare determinate quote o velocità durante la tratta, potete modificarlo da qui. Quindi Add, ne mettiamo uno a nord, uno lo mettiamo nel settore 64A, uno un po' prima a ovest di Creek e poi dopo uno esattamente sull'aeroporto che trasformeremo in landing. Ok, siamo di nuovo sul nostro velivolo, adesso lo mettiamo in pausa in modo tale da avere più tempo, quindi andiamo ad aprire gli strumenti che ci interessano, intanto togliamo la cloche che non ci serve a nulla. Lavoriamo su questi due quadranti, quindi sono per portare in HSI, questo si fa due volte menu poi HSI e questo li togliamo la mappa perché chiaramente diciamo che anche se zoomato bene però il contrasto non è un granché, quindi due volte mode qui e togliamo la mappa. Per sapere le cose primitive dell'HSI, diciamo, l'HSI ha una scala che può essere portata da 160 miglia a 5 miglia, noi la teniamo per convenzione sulle 40 miglia, ha i data che andremo a vedere fra un po', viene presentato in relazione al waypoint i gradi bussola per raggiungerlo, la distanza, il tempo che intercorre a una data velocità che ve leggete qua chiaramente. Per raggiungere il waypoint designato, VYPT ci serve per portare i dati sul head-up display, quindi qui ci sarà waypoint 0, poi possiamo anche modificarlo, waypoint 1, waypoint 1 a 16.2 miglia e leading è caratterizzato da questa barretta verticale, ogni volta che io lo muovo lui mi andrà a cercare di farmi intersecare i gradi bussola che mi servono per raggiungere il dato waypoint attraverso la sua proiezione sull'HUD. Lo togliamo per adesso perché non ci serve assolutamente nulla. Con questo si modificano i vari waypoint, ne abbiamo messi 4 e giustamente sono 4. Waypoint designation sarebbe una cosa che dopo andiamo a vedere, ma per adesso non ci serve. Set la sequenza, vediamo graficamente in entrambi i display come avevamo inserito la nostra rotta, il nostro piano di volo. Auto, se è boxato, boxato vuol dire avere il riquadro attorno alla parola o alle lettere in relazione al tasto corrispondente, vuol dire che passerà automaticamente dal waypoint 1 al waypoint 1 una volta che ci siamo andati sopra, quindi l'avrà smarcato. Allora, lavoriamo sui dati che adesso chiaramente siamo qua per quello, quindi è chiaro che dobbiamo farlo. Quindi premendo data noi avremo tutti i dati del nostro waypoint, latitudine, longitudine, elevazione che ci corrisponde all'x, y, z che ci caratterizza in maniera particolare, peculiare, un punto all'interno di uno spazio, quindi è chiaramente tridimensionale lo spazio, chiaramente. Quindi adesso noi abbiamo questo waypoint 1 noi lo vogliamo andare a modificare, per modificarlo dobbiamo cliccare su UFC, si aprirà nel display un sacco di richieste che lui ci fa, e che non sono poi un sacco, però sono quelle indispensabili, la posizione, elevazione, grid e OS. Questi due ovviamente non ci interessano, per adesso ci interessa la posizione, che ci clicchiamo sopra e avremo la possibilità di inserire un cardinale, che sarebbe nord, ovest, est, sud, che sarà 2, 4, 6, 8. Quindi noi faremo nord e diciamo che vogliamo a 37 gradi, 0, 0, 0, 0, giusto per fare cifra pari, tanto qua la modifica la facciamo. Una volta che facciamo enter vedrete che anche il tondino qua si sposterà. Enter, infatti è andato molto più su, è andato molto più a nord. E adesso dobbiamo mettere il corrispondente successivo, quindi ovest, 1, 1, 4, facciamo 50, 0, 0, giusto per farci fra pari ancora, e andremo a vedere che si sposta ancora, quindi enter, l'avremo spostato un po' a est.
Perfetto, quindi adesso l'ultima delle tre cifre che ci interessa, potremmo ottenere elevazione 3000 metri, vi faccio vedere anche elevazione, quindi elevazione vi chiederà o feet o metri, mettiamo ad esempio feet 2500 feet, lui dirà 2499 feet e infatti 2499 feet e lui mi avrà caratterizzato un nuovo waypoint 1 che è stato modificato da noi. Sotto, a parte queste, abbiamo la diciamo la sequenza dei waypoint, quindi parte dallo 0, fa 1, 2, 3, 4, il 4 è il nostro punto di landing che vedevamo prima. Se io adesso voglio inserire un nuovo waypoint, ad esempio il 5, come faccio? Allora, con la sequenza io vado a inserire ins il punto 5 e gli do enter. Questo mi inserirà un nuovo waypoint 5. In questo caso io sarò in grado di andare scorrendo sul quinto waypoint, che sarà vergine, perché a nord e est è tutto a zero. Quindi qua io posso inserire delle cifre, quindi non so, mettiamo UFC position nord, mettiamo 38 0000 enter, e poi l'altro è west 114 mettiamo 45 00, giusto per dargli delle cifre a caso. Elevation sempre fit 2500 enter. Perfetto, una volta che abbiamo caratterizzato il nostro, dato tutte le caratteristiche al nostro waypoint, noi abbiamo visto che lui già ci crea una nuova, se ingrandiamo la scala, ok, una nuova rotta, mettiamolo sulle 80 miglia anche se va un po' fuori, ma lo vediamo meglio. Quindi avremo waypoint 1, 2, 3, 4 e poi successivamente il 5 che è qua sopra. Allora la questione è: adesso noi il 5 lo vogliamo fare ad esempio prima dell'1, quindi vogliamo fare, siamo al waypoint 0 attualmente, vogliamo fare il 5, l'1, il 2, 3, 4. Allora cosa facciamo? Andiamo qui, facciamo ancora sequence, ok? E poi dopo diciamo che noi vogliamo cancellare il 5 dalla sequenza e il 5 viene tirato via. Poi gli diciamo vogliamo inserire dopo il 0, perché sarà il primo, dopo lo 0, gli vogliamo inserire il 5 e in questo caso lui ci inserirà 0, 5, 1, 2, 3, 4 e quindi si modificherà da sequenza andando a cercarsi il waypoint 5, tornando giù all'1, andando al 2, il 3 e poi il 4. Dentro a questa schermata noi troviamo anche TGT, ground speed e TOT, questi sono il time on target, il target e il ground speed. Queste, secondo me, adesso faccio gran confusione se lo metto in un tutorial abbastanza base, però diciamo che per farla breve ci aiuta in un punto ad arrivare in un punto di rendezvous a una data ora espressa in Zulu. Qua ci abbiamo gli orologi che si possono esprimere in Zulu e anche qua è espresso in Zulu, e se noi dopo gli diciamo noi vogliamo essere alle 19:30 vicino alla pizzeria da Ciro, ecco, allora lui ci farà arrivare, ci darà con un calcolo matematico la velocità per arrivare da Ciro alle 19:30. Questo è quanto, ma poi lo vedremo magari in un tutorial un po' più dettagliato su questa cosa qui. Quindi abbiamo imparato oggi a inserire e modificare un waypoint, perché abbiamo modificato l'1 e inserito il 5, e abbiamo imparato a modificare la sequenza dei nostri waypoint. Quindi direi che anche per questa volta è tutto. Guardatevi sempre ore 6, non dimenticatevi mai di farlo e ci vediamo alla prossima. Ciao!